Beh, salve, buonasera a tutti. Dopo una seduta estremamente volatile, i listini europei chiudono in territorio positivo con le dichiarazioni del presidente Trump su aiuti alle terapie anti-coronavirus. Alla fine, quindi, è prevalso l'ottimismo sui mercati. In questo momento, ad poche ore dalla chiusura anche di Wall Street, abbiamo anche i tre indici americani, i tre indici benchmark che tra un po' andremo anche ad analizzare. Anche essi stanno girando dopo una partenza ribassista, stanno girando in territorio ribassista. Interessante sono le varie misure che sono state adottate. D'altronde anche la Banca Centrale Europea ha svelato un nuovo programma di acquisto di obbligazioni da 750 miliardi di euro volto a proteggere l'economia e il sistema finanziario della zona euro, mentre la Fed ha dichiarato appunto che lancerà un nuovo strumento di prestito per sostenere i fondi comuni di investimento del mercato monetario statunitense. Anche oggi una sorpresa, una riunione speciale di oggi, la Banca Centrale Inglese ha votato all'unanimità per poter aumentare il programma di acquisto di titoli di Stato del Regno Unito e dei titoli societari con non finanziari dell'investment grade di 200 miliardi di sterline a un totale di 645 miliardi. La banca ha poi ridotto il tasso di riferimento bank rate a 15 punti base allo 0,1%. Questa situazione quindi ha spinto al rialzo la sterlina inglese dopo il crollo delle scosse della prima metà della settimana, soprattutto nelle giornate di lunedì, di martedì, ma anche di mercoledì, dove abbiamo assistito ad un vertiginoso crollo soprattutto per quanto riguarda della sterlina nei confronti di diversi cross, in particolare nei confronti di diversi monete, diverse valute, soprattutto nei confronti del dollaro americano. Bene, detto questo, andiamo a vedere come le chiusure delle principali borse europee, con un DAX che chiude a 2,06%, IBEX a più 1,93%, CAC di Parigi a più 2,68%, FTSE Londra a più 1,98% e FTSE MIB che chiude a 2,29%. Bene, invece, per quanto riguarda la situazione nella Germania, nuova doccia fredda con la fiducia del mondo imprenditoriale in netto peggioramento. Nella lettura preliminare, l'indice Ifo Business Acclimat, che misura la fiducia delle imprese tedesche, si è attestato a 87,7 punti a marzo dai 96 del mese di febbraio. Si tratta del calo maggiore dal 1991, portando l'indice ai minimi dall'agosto del 2009. L'indice sull'attività manifatturiera regionale elaborato dalla Fed di Filadelfia, che si è attestato a marzo a meno 12,7 punti, in forte ribasso rispetto ai 36,7 di febbraio. Il dato è nettamente inferiore a quanto atteso dal consenso degli economisti, che si aspettavano un calo a 28 punti. Mentre invece, per quanto riguarda le richieste settimanali e i sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti, sono diminuite di 70.000 unità a quota 280.000 rispetto al totale di 7 giorni fa. Bene, domani invece, venerdì 20 marzo, ultima giornata della settimana, abbiamo un calendario macroeconomico che parte alle ore 8 con l'indice dei prezzi alla produzione del mese di febbraio, le vendite generali al dettaglio di gennaio alle 13:30 dal Canada e poi alle 15 le vendite di abitazioni esistenti dagli Stati Uniti. Bene, oggi per quanto riguarda la seduta odierna abbiamo concentrato la nostra attenzione anche per quanto riguarda le analisi che abbiamo fatto, quindi per chi mi ha seguito all'interno delle due dirette live, sia pomeridiana che mattutina, abbiamo concentrato la nostra attenzione soprattutto sulle commodity, in particolare sul crude. Il crude, operazione buy stop triggerata durante la notte, precisamente alle ore è stato triggerato quindi durante la notte, quindi
quindi al momento abbiamo raggiunto sul crude il primo target a 24,60, quindi con un ingresso fatto a 22,50, quindi buy stop in questo momento con eccolo qua, US crude, dove stiamo, l'operazione B54 ad 210 punti, 24,60. Secondo target a 28, quindi a 560 punti. In questo momento sta andando molto bene, ha rotto questa zona che abbiamo analizzato anche durante la diretta live pomeridiana e ci stiamo raggiungendo area 26,10 in R1 del pivot relativo appunto al pivot giornaliero, posizionato esattamente in area ad un attimo solo che non si vede, in area 22,80. Quindi proprio in questo momento vedete come sta allungando, lo sta superando con un'ottima spinta al rialzo, ed in questo momento ci troviamo a 370 punti di profitto per quanto riguarda l'operazione in essere. Perché ho inserito il target su questa zona? Beh, fondamentalmente abbiamo una zona di supply, una zona dove le quotazioni potrebbero incontrare difficoltà al superamento, quindi vedete come si sta allungando proprio in questo momento, quindi stiamo arrivando proprio in questo momento a 450 punti di profitto, forte reazione 460 punti, vedete come si sta estendendo la situazione, quindi ottima setup, ottima indicazione proprio in questo momento, vedete proprio in diretta stiamo vedendo il movimento, il movimento del prezzo in diretta con le quotazioni che si sono portate in questo momento in area 480 punti, siamo proprio per poter raggiungere il target, è un po' se lo riusciamo a raggiungere in diretta. In questo momento vedete c'è stato una ripresa da parte del 390 punti, vediamo un po' anche più tardi cosa succede, quindi eccolo qua, adesso sta riprendendo. Vabbè, adesso andiamo a vedere dopo più tardi. Per quanto riguarda invece il dollaro, il gold. Allora, operazione su gold, la situazione al momento, siamo ancora sell al mercato, abbiamo diverse operazioni, 65, 70, 100 punti e 37 punti, operazione praticamente in questo momento, vedete, dopo che abbiamo raggiunto anche un bel po' di profitto, anche se rispetto a ieri il movimento è un po' alti e bassi, sta assumendo quotazioni alti e bassi, però vedete come abbiamo questo canale, vedete il canale, quindi movimento. Bene, prendo la penna, siamo entrati a mercato sfruttando una flag in direzione opposta al movimento ribassista, vedete poi abbiamo questo movimento, poi la lunghezza dell'ultimo movimento ribassista prima di entrare all'interno di questo canale è stato prolungato e da qua quindi ho messo un primo target intorno a 1000 sull'oro, quindi il primo target a 1449,40, secondo target in area 1395. Quindi qua vedete come il movimento sta formando una zona triangolare, alla rottura di questa zona potrebbe ritornare, potrebbe partire un movimento ribassista più importante. Mentre invece per quanto riguarda altri setup di ingresso a mercato, quello che abbiamo visto interessante stiamo seguendo euro-dollaro, andiamo a vedere un po' la situazione su euro-dollaro. Allora, su euro-dollaro il movimento forte oggi c'è stato un ulteriore movimento che è stato caratterizzato questa volta da una debolezza dell'euro, quindi con un dollaro che ha perso un po' di smacco rispetto alle giornate precedenti, ma al momento ha superato anche nuovamente questa la zona ex zona delle elezioni di Macron, che è stata totalmente superata.
E niente, praticamente si appresta a raggiungere quindi questa zona di demand, una zona fresca a chiusura di questo movimento ciclico. Mentre invece per quanto riguarda la situazione sul cable, il cable stiamo aspettando un setup di ingresso a mercato interessante, andiamo a vedere un po' la situazione, però al momento vedete non è ancora venuto il momento, il mercato è ancora nervoso, quindi una ripresa long non è ancora il caso. Mentre invece andiamo a vedere altri setup che stiamo controllando con attenzione, in particolare abbiamo AUDUSD. Vedete, AUDUSD, come abbiamo analizzato oggi stamattina, oggi nel pomeriggio, ha rimbalzato esattamente sulla trend line che è tracciata su H1, quindi stavamo seguendo la situazione sul giornaliero. Vedete, quindi al momento non è venuto ancora il momento preciso di poter ritornare, di poter quindi andare a cavalcare un'onda rialzista. Mentre invece per quanto riguarda anche la stessa situazione su USD CAD, siamo in una zona di supply, una zona storica di supply che è stata testata l'unica volta, è stata testata esattamente nell'inizio del mese di gennaio del 2016, quindi vedete qua è stato ritestato di nuovo in area 1,45 e 30. Da questa zona potrebbe ripartire una movimentazione ribassista, dopo che anche qua vedete abbiamo un classico movimento di A, B, C, D, con AB uguale a CD, la flag contraria al movimento di fondo rialzista, e da qua potrebbe partire un movimento sell. Ovviamente attendiamo ancora un setup interessante del mercato. Stessa situazione per quanto riguarda New Zealand Dollaro. Anche qua stiamo aspettando anche qua un setup, però vedete anche qui c'è una fase di correzione, quindi preferisco a questo punto attendere. Ecco qua, vedete come è andato ad ritestare questa trend line, quindi aspetto la fine della correzione per poi magari entrare long a mercato. Sul settimanale siamo al test di una zona di demand, e da qua potrebbe partire una movimentazione rialzista. Bene, per stasera è tutto, grazie mille per l'attenzione, ci aggiorniamo domani mattina con l'ultima diretta live della settimana alle ore 8:30. Buona serata a tutti.